forma un unico. I fratelli del cerchio, attraverso Andreina P a cura di VB, guida. Ad ogni individuo è legato un cerchio di anime luminose, altrimenti la sua anima non potrebbe vivere. Ad ogni individuo corrisponde un gruppo col quale si può identificare e col quale forma un unico corpo di luce. Finché l'uomo non riesce a vedere altro che se stesso nella forma fisica, crederà sempre di essere solo, separato e di essere egli stesso l'artefice e l'unico padrone della sua vita. È una illusione, una delle tante destinate a costellare il suo cammino, e ogni volta che un'illusione cadrà, ce ne sarà un'altra pronta a sostituirla. Ma andando avanti, queste illusioni avranno sempre minore consistenza, peseranno sempre un po' di meno, finché alla fine basterà un soffio per dissolvere l'ultima illusione dietro la quale si paleserà l'infinita essenza dell'essere. Fino ad allora si avanzerà a tappe, ognuna delle quali porterà più luce, non perché la luce verrà incontro a chi percorre il sentiero, ma perché egli stesso scoprirà di averla intorno e dentro sé. Dalla convinzione di essere soli e precari, ci si accorgerà di far parte di un mondo più ampio. Si sentirà un'appartenenza con qualcosa che non si saprà ben definire, ma della quale si sarà certi, come prima si era certi, della propria individualità. Questa sensazione porterà a cercare risposte e conferme, e quando un'anima chiede, la luce arriva. Così si arriverà a sentirsi parte di un insieme più vasto, più esteso, più grande, come un cerchio appunto che ci abbraccia. Ed è così che è. Un cerchio attorno ad ognuno, un cerchio d'amore, di anime legate assieme per affinità e per un disegno comune, sconosciuto alla mente razionale. Quando poi si arriva a questa consapevolezza, la luce si allarga ancora ed ecco che ci si scopre in un abbraccio ancora più grande. Si percepiscono altre connessioni, come una legata all'altra, in cui ognuno è parte dell'altro, senza distinzioni. Tutti i passaggi da una verità all'altra, tutte vere, sentite, perché ad ogni fase del sentire corrisponde una verità che non annulla o cancella la precedente, ma la amplia e la completa a poco. Immaginiamo l'ultima illusione, con la visione di tutti i cerchi ai quali appartengono le anime che si sono uniti via via tra loro, fino a formare un'unica aggregazione del sentire, un unico corpo, un'intesa assoluta e armonica di tutta l'esistenza. Ogni essere presente in essa e al tempo stesso è tutto l'insieme. Nessuno a quel punto ha più bisogno del cerchio, di sentirsi accolto, abbracciato, protetto, guidato, sostenuto, amato. E si accorge di essere egli stesso tutto questo. In quel momento sente di essere solo coscienza di sé. E in questa coscienza c'è tutto l'universo che è sempre stato nel suo cuore, l'infinito. Quando chiedete di parlare con noi, quando correte da un gruppo all'altro, quando cercate risposte, è questo che rincorrete. Voi siete già in quel cerchio.